Il 5 marzo Pechino ha annunciato che nel 2014 la spesa militare della Repubblica Popolare Cinese aumenterà del 12,2%. Un incremento che preoccupa i paesi vicini e quelli coinvolti in contese territoriali con Pechino, come il Giappone e gli Stati Uniti. Con circa 96 miliardi di euro, la spesa militare cinese è la seconda più alta al mondo, dopo quella statunitense. In due anni sono aumentati dell'11,2%, poi del 10,7%, giungendo quest'anno al 12,2%. Il governo cinese non ha reso noto l'ammontare complessivo dei finanziamenti previsti nel 2014 per la sicurezza interna, contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi tre anni, in cui gli investimenti sono stati molto più elevati di quelli dedicati alle spese militari. Nel 2013 le spese per la sicurezza interna hanno sfiorato il 9%, coprono anche la sorveglianza dei dissidenti, dei giornalisti e di internet. Per quest'anno invece non ci sono dati ufficiali. Pechino giustifica l'aumento degli investimenti con la necessità di avere delle forze armate all'altezza del ruolo di primo piano assunto dalla Cina sul piano economico e politico internazionale. Devo sottolineare ancora una volta che la Cina è un grande paese. Il contesto economico è molto complesso. In considerazione di questo, il budget per la difesa segue l'andamento dello sviluppo economico. Quindi un leggero aumento non è sensato e non c'è nulla su cui speculare. Nonostante le rassicurazioni, i timori dei paesi vicini crescono. A complicare il quadro, la ferita sempre aperta delle contese territoriali tra Pechino e Tokyo, le Filippine, il Vietnam, la Malesia, Brunei e Taiwan. Dal 2012 tra Tokyo e Pechino le relazioni sono congelate. Al centro della contesa la sovranità sulle isole disabitate nel mare della Cina orientale, amministrate dal Giappone ma rivendicate da Pechino. Lavoreremo con la comunità internazionale e i paesi vicini per ottenere una maggiore trasparenza sulle politiche di difesa della Cina. Gli osservatori guardano con sospetto anche all'espansione della flotta marittima. Una seconda portaerei sarebbe in costruzione dopo quella entrata in servizio meno di due anni fa.